Sfregio del governo razzista di Monti contro il meridione, costretto a fermare l'industria turistica con Capodichino che non ha più spazio. Vetrella sotto accusa. Adesso poi c'è anche la notizia di la Juve sbanca Treviso, sempre il basket. Vediamo qua, di spalla tangenti a parete, 3 arresti in serra. Falsi protocolli, bufera in comune. Poi andiamo giù, avvocati sciacalli contro Sticco. Fango della lista contro il presidente, atteggiamenti che ben descrive chi vuol succedergli. Adesso andiamo rapidamente all'interno e andiamo a Marcianise. Allora, sfiducia, Valentino vuole stanare i mercenari. Concorso Vigili Urbani, il leader degli indipendenti contro i proclami, il comune non può assumere. Apprendistato Ascom in campo. E poi c'è un articolo, diciamo, un po' più piccante, e Moretta il paperone del Consiglio. Si riferisce al consigliere Pino Moretta, che secondo un elaborato del comune sarebbe il consigliere comunale che guadagna di più. Subito dopo c'è Rondello. E terzo, Domenico Laurenza, eccoli qua. Poi andiamo giù, la sezione dell'AIA trasferita a Marcianise, soddisfatto Ricciardi. Giustizia, Maggi presenta il suo libro. Iniziativa della Prologo, incontro nella biblioteca. Poi Confcommercio, vertice dei parrucchieri. Ultima notizia, donna rapinatrice evade i domiciliari e torna in cella. E quindi, questa era Marcianise, Cristian. Adesso andiamo rapidamente sulle cronache di Caserta, subito il primo titolo, pizzo a un imprenditore, 3 arresti. Pretendevano 3.000 euro per far terminare i danneggiamenti alle serre della vittima. Poi abbiamo qua di spalle Zinzi, il no all'aeroporto di Grazianese, un altro schiaffo per terra di lavoro. Caldoro punta sull'orgoglio dei campani per uscire dalla crisi, insieme ce la faremo. Poi il paese si riprende la villa del boss a Villa di Briano. Elezioni ad Aversa, tavolo del centrodestra, apertura all'UDC a Santulli. E poi qua c'è il nostro Napoli, Cristian. Cristian, che dici? Ieri la Juve è diventata campione d'inverno. E per il Napoli stasera? E oggi pomeriggio alle 3? Che cosa si prevede secondo te? 3-0. 3-0 per chi? Per il Napoli. Per il Napoli, forza Napoli, va bene. Andiamo avanti. Sempre c'è la notizia, la Juve Caserta sbanca il Palaverde e si rilancia. Poi leggiamo rapidamente questi titoli. Liberalizzazione, i cittadini non si fidano, riforma confusa che non influirà sull'economia. Maddaloni, petardo esploso sotto un'auto in via Napoli, attimi di paura, arrivano polizia e ambulanza. Mondragone, Pagliaro pronto a candidarsi con le civiche, ma resta nel PDL solo se glielo chiede Landolfi. Teano, Opel Astra travolge una panda nell'area parcheggio del SERT, personale salvo per miracolo. Infine Capua, rifiuti, Doretano ha finito, PD chiede un dibattito pubblico, Antropoli riferisca in consiglio. Anche qui andiamo rapidamente alla pagina di Marcianise. Evade dai domiciliari presa. La quarantenne è stata sorpresa dai militari del nucleo radiomobile a San Giuliano. Poi c'è qua. Emergenza rifiuti, l'affidamento diretto resta l'unica strada per Capodrise, dove c'è un'emergenza sanitaria perché la spazzatura non viene raccolta da molti giorni. Giacchette nere in arrivo, si insedia alla sezione provinciale degli arbitri. Poi discarica in via Cairoli, denuncia alla forestale. Reddito di cittadinanza, sbloccato per 26 beneficiari, una rata del semestre LSU, proroga fino al 29 febbraio. Noi vigili frenata sui conti. Poi ci sono altre due notizie piccole. Marcianise vertice in caso UDC, l'opposizione verso un confronto. E poi la polizia municipale celebra il padrono San Sebastiano. E questa pure è andata. Ultimo giornale, il Corriere della Sera. Andiamo, se Cristiano mi aiuta un poco, mettere la pagina di Caserta. Ecco qua, Corriere del Mezzogiorno. De Magistris rinviato a giudizio, il sindaco amareggiato, ma dimostrerò la mia correttezza. Poi c'è sempre una notizia dedicata al Napoli, Pocio Lavezzi in primo piano, a Siena un Pocio in più, che finalmente potrà giocare anche Ezequiel Lavezzi
Ritorniamo un po' sulla notizia di De Magistris, che è stata poi la notizia più importante, eclatante della giornata di ieri per la Campania. Why not? De Magistris e Genchi rinviati a giudizio nella capitale. L'ex magistrato e il consulente sono accusati di abuso d'ufficio. Il sindaco, spero sia riconosciuta la correttezza del mio operato. Subito replica Mastella, anzi il legale di Mastella, che dice un primo risarcimento, perché l'inchiesta Why not colpì in particolar modo l'ex ministro Mastella. Ha discreditato i PM, Alfonso Papa espulso dall'ANM. Vabbè. Andiamo oltre, ci avviamo verso la pagina casertana. Allora, degradata e malata sulla conurbazione screening università. Chiusa l'indagine del professor Rufino. Stiamo parlando di un'indagine fatta sulla conurbazione che va da Capua a Maddaloni. Poi c'è una notizia casertana, revisori dei conti spariti, il consuntivo è in forse, del Gaudio e Spirito furiosi. Rifiuti, la raccolta prosegue e mezzi in strada nel weekend. Vediamo l'altra pagina. Consorzio dietro front, riecco le promozioni cancellate a giugno. La commissione di garanzia accoglie 200 ricorsi. E stiamo parlando degli operatori ecologici del consorzio rifiuti. Buone notizie, assegnati i premi in diocesi. Ieri c'è stata la premiazione di alcuni giornalisti della carta stampata della televisione, che si chiama Premio Buone Notizie, viene dato ogni anno in coincidenza della festa di San Francesco di Cales, di Sal. Allora, quel bando del 29 febbraio, questo è un editoriale di Franco Tontoli, Biro Assegno, questo bisognerebbe leggerlo con attenzione, ma per adesso ci fermiamo qua. Christian, la rubrica sta andando bene, ci sono stati un sacco di complimenti, ti fanno un sacco di complimenti perché questa non è edicola speciale. C'è anche il famoso sgabello, eccolo qua, lo sgabello che Christian mette a disposizione dei suoi clienti, giusto? Esatto. Come mai hai proposto questa cosa, questa iniziativa dello sgabello per i clienti? Per comodità. Per comodità dei clienti e perché giustamente, cioè, vuoi trasmettere accoglienza della tua edicola, giusto? Esatto. Va bene, Cristiano, anche quest'oggi abbiamo fatto l'edicola, io ti saluto, ti ringrazio, ci vediamo la prossima volta.